Buongiorno a tutti, eccoci qui per un altro appuntamento del ciclo che il Museo del Risorgimento, in collaborazione con una serie di associazioni amiche, sta organizzando per rimanere vicina ai propri amici, utenti, visitatori anche in questo momento di necessità di rimanere in casa. La storia a porte chiuse è il titolo di questa serie di appuntamenti. Oggi in particolare ci dedichiamo alle feste e alle ricorrenze, alle celebrazioni che a fine Ottocento furono dedicate alle scoperte archeologiche che a Bologna fecero, si stavano facendo sugli Etruschi, sulle memorie etrusche. Questo perché? Perché, come sapete, a Bologna è allestita in questo momento chiusa, purtroppo, una bellissima mostra dedicata appunto agli Etruschi e noi come Museo del Risorgimento proprio oggi avremmo dovuto inaugurare una piccola pendice dedicata alle feste e ai carnevali che i bolognesi dedicarono a queste scoperte archeologiche, perché l'attualità era anche allora considerato fonte di ispirazione anche per le feste periodiche annuali. Non vi parlo solo dei carnevali, non vi parlerò solo di questo, volevo fare una piccola introduzione dedicata alle feste che in epoca ottocentesca si svolgevano sul territorio del bolognese, ma anche più o meno delle nostre zone. Noi parliamo sempre delle legazioni, cioè perlomeno delle province attuali di Bologna, Forlì, Ravenna, insomma, che avevano tutta una serie di similitudini molto forti. Quando si parla di feste, molto spesso chiamano in causa balli, palazzi, signore con bellissimi abiti. Certo, questa era la parte aristocratica, benestante del mondo delle feste, ma non solo le classi aristocratiche abbienti facevano festa. Quando era possibile, come era possibile, tutti quanti, anche il popolo, anche le fasce di popolazione meno privilegiate facevano festa. Perché? Perché lo spezzare la quotidianità con un momento di allegria e di pensieri diversi è sempre e comunque stato per l'uomo una cosa utile e interessante. Partiamo come sempre dal momento di cesura fortissima che ci fu tra l'antico regime, cioè il periodo pre-rivoluzione francese e l'Ottocento, quindi tutto quello che vi segue. C'erano feste di tipologia molto diversa. Le religiose erano sicuramente quelle che arrivavano da lontano, dai secoli precedenti, coinvolgevano tutto il popolo a tutti i livelli sociali e si mantennero con modificazioni non troppo forti anche nel corso dell'Ottocento. Quindi troviamo le feste religiose più numerose in antico regime, meno numerose nel corso dell'Ottocento, ma comunque importanti. Non tutte venivano celebrate con un giorno di vacanza, non si fa niente, si mangia, si beve, si balla. Non era così. Ma ce n'erano alcune che veramente cambiavano la vita quotidiana. Le più importanti, almeno per l'area bolognese, erano la festa del Corpus Domini, la festa del Santo Patrono, San Petronio, e la festa della Madonna di San Luca, che almeno la festa del Patrono e la festa della Madonna di San Luca ancora oggi sono due feste, due occasioni molto amate e molto seguite da tutta la popolazione bolognese.
Cosa caratterizzava queste feste? Caratterizzava intanto una serie di addobbi cittadini che davano proprio l'idea della giornata particolare. Decorazioni per le strade dove passavano le processioni o le feste o i cortei, decorazioni fatte con drappi alle finestre, con fiori, con fronde di alberi, pulizie, le famose pulizie straordinarie che ancora oggi si citano e se forse si fanno, le pulizie di primavera, le pulizie di Pasqua, non erano una sciocchezza inventata dalle nostre nonne, ma si tramandavano proprio da tempi molto lontani per dare un volto nuovo alle proprie case e in questi casi di festa anche alle città. C'erano poi le feste civili. Queste vengono introdotte, direi, quasi esclusivamente con la Rivoluzione francese e con l'Ottocento. In precedenza ci poteva essere la festa per la nascita del, che so, dell'erede al trono dove c'era una monarchia, oppure la festa per l'elezione al soglio pontificio di un nuovo papa, o a Bologna la celeberrima festa della porchetta, che era una festa agostana in cui c'era questo scialo, questa distribuzione ai poveri, alla popolazione di cose da mangiare, di le cornie di tutti i tipi, una sorta di sovvertimento di un ordine costituito. Ma al di là di questo, feste civili nel senso ottocentesco si cominciano a vedere con la Rivoluzione francese e con i regni che arrivano in seguito. Questo perché? Perché secondo i principi appunto rivoluzionari la festa doveva essere non solo un momento di allegria, ma anche un momento pedagogico, un momento in cui imparare qualche cosa. Quindi alla processione dedicata al santo o a cose di questo tipo si accostavano discorsi pubblici, parate militari, esposizioni di bandiere, insomma cose di questo tipo. Verranno riprese con modalità molto molto differenziate lungo tutto il corso dell'Ottocento. E per esempio in epoca Repubblica Romana nel 1849 si fecero feste pubbliche con i balli intorno all'Albero della Libertà o i pranzi patriottici in cui venivano messi a tavola sulla pubblica piazza persone aristocratiche o borghesi e persone del popolo, insomma tutto momenti in cui veramente l'ordine normale si sovvertiva. Le feste che ritroviamo poi con l'Unità d'Italia, dopo l'Unità d'Italia in questo versante, sono diverse, ma le più importanti erano sicuramente la festa dello Statuto, cioè la festa sostanzialmente della concessione della Costituzione che cadeva il 2 giugno, come per noi oggi il 2 giugno è la festa della Repubblica. Quindi c'è questa coincidenza che viene da lontano, ma è una coincidenza. E quindi era una festa civile. Altre feste erano oggi scomparse con la Prima Guerra Mondiale. La festa che ricordava la vittoria di Solferino e San Martino nella seconda guerra d'indipendenza, quindi il 24 giugno, e ancora il 20 settembre, cioè la presa di Porta Pia, presa di Roma a favore del nuovo Regno d'Italia. Fra l'altro quest'anno cadono proprio i 150 anni dalla presa di Porta Pia e da questo evento.
E fino alla Prima Guerra Mondiale, dicevo, erano due feste ufficiali celebrate da tutti con il solito andamento, e cioè discorsi ufficiali da parte delle autorità politiche e amministrative, sfilate militari, sfilate di solito cortei anche fatti con i bimbi delle scuole, che portavano bandiere, portavano i loro elaborati, le loro cose, premi messi in palio per i bambini delle scuole, e una conclusione per tutti, che era il momento clou di queste feste, i fuochi pirotecnici, cioè i fuochi d'artificio la sera. A Bologna, ricordiamolo, però c'era un'altra grande festa cittadina, anche questa giunta fino alla Prima Guerra Mondiale, e cioè la ricorrenza dell'8 agosto 1848, il ricordo di quando la popolazione, proprio il popolo, aveva scacciato dalle mura cittadine gli austriaci, veniva celebrata con grandissimo sfarzo, e i fuochi di gioia, come venivano chiamati nei giornali o nelle programmazioni, erano sicuramente il momento culminante e il momento più bello. Esisteva poi un altro momento di festa grandissima per tutte le fasce della popolazione, e cioè il momento del carnevale. Sul carnevale sono state scritte quintali di pubblicazioni, perché sono momenti di festa che arrivano da lontanissimo, dai secoli più lontani, e quindi ne potrò fare solo un velocissimo accenno, perché serve per collegarsi con tutta la giornata di oggi, appunto il Carnevale degli Etruschi, che è stato in qualche modo rievocato da Otello San Giorgi nel filmato che è visibile su questa nostra pagina da questa mattina. Che cos'era il Carnevale? Era un momento in cui cadevano tutta una serie di barriere sociali, potevano essere fatti, organizzati, realizzati, momenti di festa, di ballo soprattutto, che normalmente non si potevano tenere o avevano comunque bisogno di autorizzazioni molto particolari, soprattutto in epoca dello Stato Pontificio, e vedevano la partecipazione di tutte le fasce di popolazione. Io vi invito poi ad andare a guardare nella pagina dedicata a queste feste bolognesi, perché troverete anche delle citazioni bellissime in cui vengono descritte, per esempio, le feste nei grandi palazzi con 1.000 candele accese, 150 dame che partecipano, 2.000 invitati, cioè cose veramente incredibili. Ma con balli che partivano dalla 9 di sera e finivano all'inizio della giornata successiva. Ma anche il popolo si scatenava in queste occasioni, e infatti le feste popolari del Carnevale erano altrettanto importanti e altrettanto frequentate e amate. E il ballo, anche in questa occasione, era comunque il momento clou, il momento che più attirava tutti quanti, uomini e donne, soprattutto giovani, che potevano in qualche modo abbassare le barriere che normalmente c'erano tra i sessi diversi. Devo concludere per lasciare spazio all'amica e collega Federica Guidi, che ci parlerà invece degli Etruschi, ma vi invito tutti appunto a seguire le
le pagine che vi saranno segnalate qui su questo, su questa pagina Facebook, e a seguire tutte le proposte che vi stiamo preparando per le prossime giornate, per le prossime settimane. Abbiamo in cantiere tantissime nuove pillole o pillolone di storia e vi aspettiamo numerosi. Grazie, arrivederci a tutti.